Roberto Quartarone, cos'è tutto il Catania minuto per È minuto? un volume enciclopedico che raccoglie tutta la storia del calcio catanese dall'inizio del secolo del Novecento fino ad oggi. Quindi raccoglie la preistoria dei tornei piccoli provinciali e regionali che si sono disputati fino al 1929, poi la storia della Società Sportiva Catania, dell'Associazione Fascista Calcio Catania e del calcio Catania dal 1946 a oggi. Quello che noi abbiamo cercato di trasmettere attraverso questo nostro volume è che c'è una continuità storica tra il Catania che è stato fondato nel 1929 e il Catania che è stato rifondato nel 1946. Una continuità storica che poi è data dalle magliette rossazzurre, per esempio, dalla passione del tifo, dai dirigenti, per esempio, che sono stati gli stessi anche da alcuni calciatori. È un volume di circa 470 pagine che raccoglie 3.000 tabellini, raccoglie 1.000 fotografie, di cui molte inedite. Quali sono le storie che legano il calcio Catania alla città? Ce ne sono tante, a partire dal fatto che per il catanese a volte il calcio Catania viene subito dopo Sant'Agata, quindi è come se fosse una passione che travolge tutta la città. E le storie sono tante, possiamo citare gli episodi dello stadio, per esempio gli anni 30, quando i tifosi, diciamo i prototifosi dell'epoca, non andavano a casa per pranzare con la moglie, l'abbandonavano, andavano allo stadio e si creavano delle guerre in famiglia. Oppure, per esempio, i grandi cortei che sono fatti negli anni 80 e 90, negli anni 80 contro Massimino, negli anni 90 invece contro la radiazione del 93, che poi per fortuna non fu portata a termine. La città è sempre stata molto vicina alla squadra e anche dal punto di vista politico, per esempio, ci sono state tantissime connessioni, come durante il periodo del fascismo, fu il fascismo a fondare la squadra e la Democrazia Cristiana a poi portarla avanti, per esempio, negli anni 60, attraverso contributi pubblici. E come ha sottolineato il professor Vittorio durante la presentazione che si è svolta il 20 dicembre, l'arrivo di Massimino ha cambiato anche un po' la situazione perché sono delle forze imprenditoriali che hanno coinvolto appunto il tessuto produttivo della città nel calcio e quindi hanno investito del denaro della città nello sport. A chi è rivolto questo libro? Secondo me è rivolto a tutti i tifosi del Catania, perché chi oggi tifa Catania deve sapere alcune cose della storia, perché ovviamente si deve parlare dei meriti, ma anche dei demeriti che ci sono stati nel corso degli anni della lunga storia del Catania, perché ci sono alcuni fatti che vanno messi in luce, alcune persone che devono essere riconosciute per ciò che hanno fatto per il bene della squadra, e ci sono anche alcuni fatti che devono essere anche sottolineati per criticare come è stata gestita una realtà importante come questa, una squadra di calcio in una città grande come Catania, e devono essere appunto messi in luce, e noi abbiamo cercato di farlo.